parliamo al Senato su un tema importante, sì, ma pensiamo ai decreti economici. E come andrà a finire col decreto Augusto? In ogni caso, però già il Senato è passato con 148 voti. Appunto, non dimentichiamo che se ci sono questi segnali, ormai il Parlamento lo conosce, vuol dire che è l'inizio della fine per questa maggioranza. A questo punto, se è finita la spinta propulsiva, se mai ci sia stata, del governo 5 Stelle, PD, LeU, Italia Viva, occorrerà prenderne atto. E qui ci sono solo due soluzioni, non tre, perché la terza è il scioglimento del Parlamento, ma sappiamo che in tempi brevi non è possibile, perché vanno disegnati i collegi, va fatta la legge elettorale. C'è la sessione di bilancio. C'è la sessione di bilancio, c'è l'Europa, ci sono i 300 miliardi dell'Europa. Come sia possibile sciogliere il Parlamento, che so, a febbraio, marzo, aprile, quando siamo nel pieno della transizione tra un'economia disastrata e un'economia in ripresa in ragione del recovery europeo. Quindi lo scioglimento sembra molto improbabile. A questo punto o le forze di maggioranza e opposizione danno un segno di coesione e condivisione sulla scia delle richieste pressanti del Presidente della Repubblica Mattarella, oppure un governo tecnico. Però sarebbe l'arachiri della politica. Il referendum si vota il taglio brutale ai parlamentari. Il Movimento 5 Stelle implode, questa maggioranza implode, in mezzo a una crisi economica spaventosa, in mezzo a una seconda ondata di pandemia, e cosa ti fa la politica? Cosa ti fa il Parlamento? Si autoscioglie, cioè dichiara la propria impossibilità di governare. A questo punto l'unica strada o è una larga maggioranza, la più larga possibile, che faccia la legge di bilancio, che tratti con forza con l'Europa, che elegga il presidente, il nuovo presidente della Repubblica, non gli uni contro l'altro armati, e poi, una volta fatto questo, faccia la nuova legge elettorale insieme, e dopo questo che si vada alle elezioni per vedere se questo partito ha da essere governato dal centrodestra o dal centrosinistra. Domani riescono a votarlo la relazione Speranza di risoluzioni? Io penso assolutamente sì, nel senso che il segnale è stato dato, quindi il dirty job, il lavoro sporco è già stato fatto oggi da chi voleva dare il segnale. Domani ovviamente tutti rientrano nei ranghi, però è finita. Quando succedono queste cose cambia il mood, cambia la percezione, cambia l'aria, e la maggioranza è finita. È bene che Conte ne prenda atto.